Every time I see your eyes ain't got no chance, you steal my heart. Ciao, sono Francesco Cricchio, sono un fisico, ho studiato fisica diversi anni, per 10 anni. L'esperienza è nata dalla partecipazione a una startup weekend a Milano in cui ho incontrato Davide Dattoli, fondatore del Talent Garden Nazionale, che poi mi ha presentato a un gruppo qua a Genova che stava già pensando un'idea simile, per cui abbiamo unito le forze. Allora, io sono Pietro Pisano, a differenza di Francesco Cricchio non sono un fisico ma ho il fisico. Mi occupo di comunicazione da più o meno ormai 12 anni, ho iniziato abbastanza giovane, da 6 anni lavoro nel Genoa. Cioè, a prescindere dalla tecnicità magari dell'ambiente in sé, c'è anche un aspetto puramente molto familiare. Attraverso la scelta da parte del mentor, diciamo anziano, di questo gruppo che è Marco Franciosa, e che insomma ha voluto comunque conoscere vari elementi specializzati in varie discipline sul territorio genovese in maniera tale poi di creare un gruppo omogeneo ma specializzato in diverse discipline che potessero poi portare allo sviluppo naturale di quello che è il Talent Garden. Ciao, io sono Elisabetta Amigone. Sono un ingegnere meccanico, normalmente durante la mia vita normale mi occupo di progettazione di turbine a gas. Perché esatto. Abbiamo organizzato il primo Startup Weekend genovese, che è un evento sulla creazione d'impresa. Brevemente sono 54 ore, quindi dal venerdì sera alla domenica sera, in cui si mettono insieme delle persone che fondamentalmente non si conoscono e che creano un progetto insieme. Ed è stato un successo pazzesco, nessuno di noi in realtà si aspettava una così alta partecipazione, ma al di là della partecipazione, quindi il numero di iscritti, è stato pazzesco come proprio persone di Genova che mai avresti detto si sono messe in fila esattamente lì, in 40, per dire a tutti la propria idea e per dire fate parte del mio team. E dovevi vedere, proprio venerdì sera si è sprigionata un'energia, una cosa proprio che noi non avremmo mai pronosticato, e invece siamo rimasti veramente contenti. Esatto. Elettricità. E ho iniziato questa avventura del Talent Garden Genova con le altre persone che avete appena intervistato. Mi occupo della gestione della parte istituzionale, dell'organizzazione di eventi, ma come avete visto prima anche dello spostamento dei tavoli. Per me era importante ritornare qua in Italia e fare qualcosa per i giovani, per i giovani che hanno voglia di creare aziende, per i giovani creativi. Personalmente, oltre ad avere il ruolo di comunicazione, mi occupo anche di quella che è la gestione dei talenti all'interno di questo spazio, e mi auguro che insomma tante persone, tanti ragazzi di Genova e non solo universitari possano presto venire a vedere questi spazi e a farsi coinvolgere dalle nostre iniziative. La mission è quella di favorire i giovani bravi, dargli un'infrastruttura, uno spazio che gli permetta di crescere qua a Genova, in Italia, senza che fuggano all'estero. Sì, diciamo che Talent Garden, anche come dice proprio il nome stesso, è un giardino di talenti in cui le idee possono sbocciare e crescere. La parola contaminazione è forse quella che più rappresenta lo spirito di Talent Garden, in cui il concetto sono proprio i talenti più che il giardino che ci sta intorno, che sono i protagonisti e quelli che rendono vivo questo spazio. E la contaminazione avviene, come dicevamo prima, in vari momenti, che sono gli eventi che vengono organizzati, così come tutti gli intervalli, le interruzioni che ci sono durante l'orario lavorativo. Io vado, io mangio. Non si parla con la bocca piena. E questo viene fatto in un ambiente comunque non propriamente facile come quello ligure genovese, dove i talenti ci sono ma devono essere scovati, come peraltro le bellezze secondo me del territorio, perché non è questo un territorio immediato dove si trova subito il bello davanti ai tuoi occhi, ma te lo devi andare a cercare, così insomma viene fatto qua le cose, i soggetti, gli abitanti, oltre a venirci a cercare spesso e volentieri li andiamo a cercare. Un biscotto. Mangiare un altro. Mm-hmm. Grazie, ho già fame, ho già mangiato.